Benvenuti a Monza, al 94esimo Gran Premio d'Italia con Max Verstappen imbattibile. Gli avversari, il suo compagno di squadra, si direbbe che non riescano mai a metterlo in difficoltà, e allora ci proviamo noi con una serie di considerazioni, di statistiche e con qualche piccola maledizione. La prima, come sapete, domenica scorsa a Zandvoort Max ha vinto la nona gara consecutiva. Nessuno nella storia della Formula 1 ne ha mai conquistate 10 di fila. La sua prestazione in casa ha eguagliato il record che apparteneva e appartiene ancora a Sebastian Vettel con 9, lo aveva ottenuto nel 2013, anche lui con la Red Bull, ed erano state le ultime 9 gare della stagione. Nel 2014, l'anno successivo, è cominciata l'era ibrida ed è iniziata anche un'altra Formula 1 marchiata Mercedes. La seconda, qui a Monza negli ultimi 5 anni hanno sempre vinto piloti diversi: Lewis Hamilton nel 2018, Charles Leclerc nel 2019, nel 2020 Pierre Gasly, nel 2021 Daniel Ricciardo, l'anno scorso Max Verstappen, e quindi la tradizione vorrebbe che si cambiasse. Anche la numero 4 è correlata alla difficoltà di fare il bis a Monza. L'ultimo a riuscirci è stato Lewis Hamilton, anche l'unico in tempi recenti, perché poi bisogna andare indietro a Damon Hill, addirittura a Nelson Piquet e a Ronnie Peterson. Tantissimi big super piloti della storia della Formula 1 non ce l'hanno mai fatta, da Jim Clark a Graham Hill a Jackie Stewart a Niki Lauda fino ad Ayrton Senna e anche a Michael Schumacher. Quinta e ultima davanti alla McLaren, non per caso. Abbiamo detto 9 vittorie di fila per Max Verstappen, 11 in totale nel 2023 su 13 gare, le altre due le ha vinte Sergio Perez, quindi 13 su 13 per la Red Bull. A tutti gli appassionati viene in mente l'unico altro precedente comparabile, che è quello per l'appunto della McLaren del 1988 con Alain Prost e Ayrton Senna, che però non le vinse tutte, gliene sfuggì solo una con rottura del motore per Prost e incidente con il doppiato Schlesser per Senna, capitò proprio qui a Monza 35 anni fa. E allora 5 tendenze, 5 curiosità a cui la McLaren, la Mercedes, la Ferrari e tutte le altre si aggrappano per esorcizzare la paura della tirannia di Verstappen. Vedremo se Max sarà più forte anche di tutto questo. Restate con noi su gazzetta.it.